Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e quest'oggi vi faccio vedere una cosa che riguarda GTA, ovviamente non è un video fuori contesto. E siccome ho bisogno di usare l'app del iFruit, ho questo emulatore ragazzi si chiama BlueStack, come avete visto dall'iconina, e con questo emulatore potrete emulare un sistema Android e giocare a quello che cazzo volete, insomma potrete giocare a Clash of Clans, non so, tutti i giochini vostri che vi piacciono di più. Io invece vado ad aprire l'app di iFruit. Andiamo ad aprire l'app di iFruit e andiamo comunque nel Los Santos Custom. Allora, questo video, come avrete letto dal titolo, riguarda le targhe, forse alcuni lo sanno e alcuni no, ma dagli ultimi aggiornamenti, diciamo, ora si possono preimpostare più targhe. Siccome l'altra volta l'ho spiegato a voce, adesso vi faccio un breve tutorial di come fare sia dal vostro telefonino, dal vostro iPhone, da quello che cazzo avete voi, insomma, e sia dal computer con questa applicazione che vi ho già detto che è BlueStack. Adesso andiamo a caricare il Los Santos Custom come nel telefonino, anche qui va di merda. Spostiamo un attimino che qui c'è la scritta e lo mettiamo un po' più di qua, altrimenti non si vede un cazzo, insomma. E aspettiamo che si carica, ragazzi, aspettiamo che si carica. Diciamo, come dicevo, anche sul tablet o sul iPhone, anzi su alcuni iPhone non funziona proprio. Eccola qui, ragazzi, abbiamo caricato la nostra app e qui abbiamo, non so, Franklin, Trevor, Michael, abbiamo tutti i nostri personaggi e in fondo a tutti abbiamo i nostri personaggi, se ne abbiamo uno o se ne abbiamo due, insomma, no, quanti ne avete non lo so, io ne ho due, quindi ne ho due. Allora vado a selezionare una moto per fare il cambio targa e come potete vedere io qui ho anche altre targhe sotto, no, come state vedendo, voti di fanculo 66 cazzi vari, insomma cazzi e mazzi. Ho parecchie targhe preimpostate, però adesso ne vado a impostare un'altra in maniera tale che voi possiate vedere. Poi qui abbiamo i colori e tutto il resto, insomma, come impostare il nostro colore, il nostro modello di targa e cazzate varie. Allora, per cambiare la targa cosa dobbiamo fare? Andiamo su questa icona che ho cliccato io a fianco, dove c'è il più, scegliamo il nostro colore preferito, quello che noi vogliamo, e andiamo a digitare il testo. Ragazzi, io in questo caso metto Maxi, mi manca una targa Maxi e andrò a mettere una targa Maxi. Allora, come state vedendo qui in alto a destra, in pratica mi segna 9 su 30. In pratica si possono impostare fino a 30 targhe personalizzate con questa app. Allora, io adesso ho preso la targa, come avete visto, vado a ordinare la targa. Come vedete in alto a destra c'era la scritta Maxi, vado a ordinare la targa e come state vedendo mi chiederà 100.000, ragazzi, ebbene sì, la Rockstar non sa come levarci i soldi, detto proprio così, e quindi ci spacca anche i coglioni per una targa che è metaforica, diciamo, e ci leva sti 100.000. però vabbè, magari chi è un po' più benestante, ragazzi, spero che con i miei glitch e con i video del mod menu qualcuno abbia approfittato e sia veramente benestante, insomma, e possa usare questa app. E niente ragazzi, una volta impostata questa app avrete l'ordine allo Santos Custom e potrete fare tutto ciò che volete fino a 30 targhe. Con questa app potete anche, non so, cambiare il veicolo, magari se ce l'avete scaricata sul telefonino siete fuori, vi avrebbe modificato un'auto, la modificate, insomma è una cazzata che penso che molti sapranno, però per chi non lo sapesse ho voluto fare questo video. Niente ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video.